I now see the sun. Never trust in no one. My life is really bad. Got no jail. Might be better right there. Ciao a tutti amici dell'Astronave, bentornati per questa nuova puntata di Contro la Rovescia. Oggi abbiamo qui in studio degli ospiti fighissimi, loro sono una band strepitosa, sono i Root Workers. Ciao ragazzi e benvenuti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Allora ragazzi, prima di cominciare, come sempre, noi azioniamo il nostro Contro la Rovescia. Contro la Rovescia partita. Allora ragazzi, io ci sono un sacco di cose che voglio chiedervi, okay. Ho visto lì che ci sono un sacco di strumenti che scalpitano per essere suonati e noi non vediamo l'ora di sentirvi suonare. E ora però la prima cosa che vorrei chiedervi e anche un po' nel presentarvi, voi siete una band che nasce nel 2019, uh-huh. Avete all'attivo un disco, questo disco è venuto dopo la vittoria all'Homeless nel 2021, quindi diciamo che avete avuto anche questa soddisfazione, no? Questo meritatissimo premio. E io vorrei capire un po' da voi come nasce questa band, qual è l'esigenza artistica che vi ha fatto muovere i primi passi insieme, e dai, insomma, sono molto curioso. Ok, innanzitutto la band nasce nel 2000 e forse prima del 2019, nel 2019 la formazione attuale della band, perché nasce forse un pelo prima. Diciamolo, qui non siete tutti, no? Qui c'è, no, manca Andrea, c'è qualcuno che manca all'appello. Il nostro super chitarrista. che salutiamo da lontano, purtroppo non è potuto venire. Comunque nasce forse un pelo prima del 2019 per un bisogno mio come suo, come di Andrea, di suonare diciamo blues come riferimento primordiale del gruppo. Abbiamo avuto un altro bassista prima di lui, che è Bruno, che salutiamo, che sta in Sardegna. Sì. Beato lui. Sì, esatto. E niente, dopo con l'entrata di Lorenzo si è svoltato il sound e le intenzioni forte del come gruppo. Questa cosa, sì, no? Molto a volte basta un singolo elemento nuovo, due chitarre, una voce io, una chitarra io, un'altra chitarra e una batteria lui, quindi un basso serviva, insomma. Sì, poi quindi cambia il mondo, sì, io sono il basso, infatti io sono d'accordo, infatti ci ha cambiato il mondo. E post pandemia, insomma, abbiamo cominciato a fare dei pezzetti nostri che abbiamo portato all'Homeless per poi vincerlo e registrarli. Bene, vincerlo meritatissimamente. Grazie mille. Ragazzi, mi seguo, grazie, vi ho mille. Sentito, grazie mille. Vi ho sentito in diversi live, tra cui in un bellissimo concerto a Tolentino, al Castello dell'Arancia, per l'apertura di Sic Tamburo, che è stato davvero un gran concerto, bel live. Quindi io, ragazzi, i miei complimenti ve grazie li faccio mille, sempre. Grazie mille. Bene, quindi possiamo dire che questa band nasce da una grande esigenza di fare musica, no? Sì, che, esatto. Che è sempre forse anche l'elemento più sano e bello, che muove le energie. E poi io, ecco, devo dire che ascoltandovi, seguendovi, apprezzo molto, no? questa matrice blues, black music, però poi, come dicevamo prima, no? Buttata in un tritacarne e tritata insieme a tante altre, sì, stili, esatto, musicali, per farne poi un succo dal sapore cui tutto suo. Questa cosa mi piace molto. Sì, è una cosa a cui teniamo molto, noi come band, cioè non avere il target di blues band alla vecchia, insomma, certo, che certo. Comunque a me piace moltissimo, come piace moltissimo a loro, però, che ne so, in quest'epoca è arrivato il momento di fare qualcos'altro, secondo certo, me. Certo, sono d'accordo. E ci stiamo provando, insomma. Sono pienamente è d'accordo. Quello l'intento. Più che altro anche per noi, cioè, nel senso, dopo un po' comunque ci annoiamo con esatto. Il classico standard, 12 battute, comunque non ci accontentiamo mai, quindi cerchiamo sempre di mettere qualche elemento anche che sia un po' out.
ci piace, insomma, giocare al piccolo gimmick. Certo. Poi immagino, correggetemi se sbaglio, che nel percorso di una band, come di un singolo musicista, ci sono delle tappe fondamentali, che sono per esempio quelle della ricerca di quello che nella musica c'è di storico, sì, come il blues, no? Che nasce ormai più di un secolo fa. Però poi ovviamente nello sviluppo del linguaggio musicale di un musicista o come di una band, poi nasce l'esigenza, no? Di spaziare, di dare una nuova chiave di lettura a certe cose. Naturalmente questa è la mia giustissima sensibilità, correggetemi se non siete d'accordo. Non c'è nulla da correggere. Sì, ma che poi ognuno ha portato qualcosa all'interno del... Sì, esatto. Forse è stato anche quello, cioè, a tutti piace tanto il blues, tantissimo, però forse io prima di sentire il blues ho sentito tantissimo reggae, tantissima dub, per esempio, capito? Come tu hai sentito tantissimo stoner, come Larry, cioè, un gruppo metal, capito? Cioè, tante le influenze messe insieme che ha portato a anche una volontà di non fare blues. Certo. Blues, che te devo dire, Muddy Waters, insomma. Il blues tedesco è un po' al classico, è molto facile cascarci. Molto, infatti la cosa che io volevo dire è che il primo disco forse c'è qualche pezzo che comunque c'ha del tradizionale blues. Forse la forma più che altro. Esatto, che però nei pezzi nuovi, comunque io mentre suonavo i pezzi nuovi dico, cazzo, sti pezzi, ok, blues, ok, c'è lo slide, ok... È belli, però devo l'uso già più poco, insomma, è bello quando sento che, capito, queste cose, è come per dire, ok, l'abbiamo fatta, fa quello che volevamo fare. Certo, è anche fondamentale nello sviluppo e nella crescita di una band, immagino, soprattutto quando ha questo obiettivo. Sì, esatto. Fantastico, ragazzi. Io adesso, siccome poi vi seguo e vi ho sentito live più volte, e so che per una band c'è la fase della composizione, c'è la fase della produzione, c'è la fase della registrazione, ma poi arriva sempre quel momento in cui si monta su un palcoscenico e ci si ritrova in un locale con il pubblico davanti, esatto, con la puzza di sudore, e alla fine questa è una cosa fondamentale, è un gran motore per una band. Lo è anche per voi? Assolutamente sì, assolutamente. Forse è il più grande motore che dei Rootworkers proprio. Ok, la composizione, ok, il disco, ok, tutto, ma il palco è una roba fondamentale proprio, fondamentale. Cioè, me ne accorgo da frontman, ipotetico frontman, che comunque quando non c'è live in prospetto, comunque non c'è intenzione di suonare che parte, comunque ti trovi in sala pro e c'è pure meno cazzimma, come viene chiamata, capito? Quindi trovi lì, dici, ok, fammi i pezzi noi, vabbè, però... Crisi di astinenza, no, capito? Capito? C'è capito? La fame da live. È la fame da live, che io, che mi piace tanto, dopo a live e ti gusta da matti, però comunque c'è sta fame da live, soprattutto perché post disco abbiamo suonato veramente tanto, quindi ti trovi a suonare un po' meno e dici, cazzo, io voglio stare su un palco, non voglio stare dentro la sala prove, così voglio stare dentro la sala prove, ma pure su un palco, capito? Certo. Il live è anche la prova del nuovo, i pezzi nuovi. Esatto. Cioè, li porti lì, perché se effettivamente funzionano i pezzi nuovi che hai fatto in sala prove. E sono tutte fasi fondamentali. Sì. Ora, siccome mi state parlando di pezzi nuovi, ma abbiamo parlato anche molto del primo disco, non abbastanza, secondo me, io vorrei saperne molto di più. Comunque, quello che vorrei chiedervi è, magari, se possibile, sentire un pezzo del vecchio disco. Si potrebbe fare questa cosa? No, io sarei veramente molto curioso. Un singolo vecchio. Sì. Dai, ragazzi, evviva! Sì, ci siamo.
right there. Fantastico, ragazzi. Allora, io adesso sentendo questo pezzo del primo album, ci sono delle cose che vorrei sapere. Innanzitutto su questo pezzo, di cosa parla, qual è stata, diciamo, l'ispirazione che vi ha portato a scrivere questo pezzo e ovviamente la sua parte testuale. Allora, innanzitutto correggo che non è un pezzo del primo album, ma subito dopo il primo album. Ah, quindi okay. È un singolo post. Quindi è inedito. No. È uscito, ma okay, come singolo, okay, a maggio dell'anno scorso, sì, se non sbaglio. Sì. Quindi non, esatto. non è non è del primo. Non è, okay, non è quindi del primo. È la seconda pubblicazione dei Rootwork. Esatto, sì. Perfetto, esatto, fantastico, esatto. Fantastico. Seconda pubblicazione. Nato post un periodo un po' bad della mia vita. E parla esatto del flower blues, quindi il blues dei fiori morti. Il succo è che la vita è bella, ma anche che a una certa le cose belle muoiono pure, che quindi è un po' un blues un po' triste. E questa immagine del sole che fa che non vedo il sole, quindi che muoio come un fiore, tutte queste robe qui che niente, descrivono un po' quel periodo della mia vita che ho rapportato musicalmente con i Rootworkers. Diciamo che in questo caso sì. Questa composizione è anche abbastanza autobiografica, insomma riporta sì, un po' della sì, tua vita in quello che sì, su quello sì, però comunque pezzo nato, l'autobiografia nasce nei pezzi di Rootworkers dopo che io ci metto il testo, perché sì, normalmente i nostri pezzi vengono fatti prima tutta la parte strumentale, poi io ci metto un testo, e quindi l'autobiografia a riguardo è solo una cosa che è venuta dopo. Ho detto sì. Ok, sto pezzo di che deve parlare. Sì, parla insomma, di questo. Nella parte testuale, sì, insomma, sì, è chiaro. Però sì, sì, sì. E infatti volevo capire anche questo un po'. E, qual è la vostra modalità di lavoro okay. sui brani? Cioè se okay. voi in qualche modo vi fate carico come band dell'arrangiamento dei brani o se c'è qualcuno di voi che si occupa di questo e qual è la vostra modalità di lavoro sulla musica che realizzate? Ok. Solitamente a volte c'è... Anche perché poi tu batterista, giusto? Sì, batterista. Tu infatti... ti vediamo chitarrista qui oggi, ma sei il batterista, sì. Esatto. Ricordiamolo. Ufficiale, ufficioso. Diciamo che per alcuni pezzi sono stati portate delle idee, quindi magari Lorenzo, Andrea o Enrico, io difficilmente vado dalla batteria a bocca però, melodia. Insomma, anche con la però, chitarra fai il tuo. Sì, quindi qualcuno quando ha un'idea, diciamo un riff o anche solo appunto una piccola idea, la porta in sala prove e poi da lì se parte, ognuno mette insomma il suo.
e se l'idea piace, se capiamo insieme che può diventare qualcosa che effettivamente ci rappresenta e anche rappresenta il sound che cerchiamo di creare, allora da lì in poi lavoriamo tutti insieme, esatto. Sia soprattutto in sala prove, perché poi il lavoro singolo a casa magari è una cosa che forse un po' trascuriamo, però preferiamo molto farlo insieme. E soprattutto sì, viene fatta dopo che un pezzo, che ne so, prende un pezzo forma. Funziona. Sì. Sì, sì, dopo. Sul testo ci lavoro io a casa, oppure certo, su certo. Delle robe da migliorare, ognuno ci lavora per cavoli sua, insomma. Esatto. Quindi diciamo che i lavori di rifinitura poi esatto, vengono fatti esatto, anche di scrittura per appunto dei testi, solitamente in sala prove tipo metto una ipotetica linea vocale che non c'ha un testo comunque, che è solo una musica. Chiaro. Dopodiché ci lavoro da solo e, certo. E tiro fuori il tutto. Se no spesso anche da tempi morti escono fuori i pezzi. Esatto. Tipo esatto. Fine prove quasi. Esatto. Luna di notte, pausa sigaretta, uno fuori in giro, a caso. L'altro si aggiunge. Illuminazione. Sì, sì, arriva così, è fantastico. Cazzeggio ma pure, a volte sì, ci vuole qualcosa. Come dal pre-prove, quando tipo monti, no? Sì, sì, accordi, suoni. Uno dice, una figata, l'altro una figata, e alla fine hai fatto un pezzo, insomma. Cioè, no, o comunque l'iniziato, certo, capito? Certo. Quindi prendiamo tutti gli input sì, che arrivano da tutti, e appena ce n'è uno che ci colpisce... Certo. Che poi quando è così e tutto si incastra alla perfezione dà una grande soddisfazione. Sì, ci sono altri casi, e parlo nella mia esperienza, in cui capita che di andare in sala prove con un'idea di cui si è assolutamente convinti, oh ragazzi c'ho queste idee, sentite che figata, e poi viene fuori una cagata pazzesca che va eliminata seduta stante, quindi capita di tutto. Certo, quindi certo. Come ci state raccontando voi, quando capita invece che le cose si incastrano bene insomma viene fuori un pezzo, no? Una composizione da un processo di creazione e di diciamo arrangiamento collettivo, beh, è molto soddisfacente, sì. Sì. Beh, fantastico ragazzi, allora io adesso vorrei anche capire un po' quali sono, come ci anticipavi prima tu, un po' le ispirazioni, diciamo le ispirazioni che vi muovono nella composizione delle vostre musiche, tanto come invece magari negli arrangiamenti, appunto prima parlavi di reggae piuttosto che root. Sì, sì, ma... Io sono uno che spazia molto personalmente in tantissimi generi come lui e come lui e come forse anche Andrea, quindi i pezzi vengono fuori secondo me per una questione d'abitudine d'orecchio a sentire delle robe nuove, magari dici qui secondo me c'è sta uno stacchetto reggae, ce lo metti, e prima magari era blues e dopo diventa certo. Una roba più bella che comunque già del blues ma già pure del reggae, o come... Boh, il pezzo che abbiamo fatto prima in elettrico è un pezzo che comunque c'ha è bello ciccio e c'è forse secondo me anche dello stoner dentro e che viene fuori comunque in fase di composizione all'insaputa del nostro cervello, mi veniva di dire, cioè non c'è... È inconscio quello, cioè, lo fai... Non c'è un dire voglio fare un pezzo che... Seguite il flusso. Quindi. Esatto, non c'è un, che ne so, voglio fare un pezzo come questo. Non è mai successo e mai succederà, penso, insomma. Cioè, dopo che dico, che ne so, tantissimi, dopo il primo album, ci hanno detto assomigliati i Black Keys, una cosa che io ho odiato a morte, loro pure, cioè proprio una cosa che a me è rimasta qui, capito? Come per dire, siete simili ai Black Keys. Forse, probabile. Parliamone. Cioè, che ne so, comunque non c'era l'intenzione di copiarli, ecco, non c'era i Black Keys come mito del blues, anzi, assolutamente no. I miei miti del blues sono altri, insomma, molto più vecchi, quindi quello, però. Beh, io ora ragazzi vi faccio una domanda di rito che faccio sempre a tutti ed è anche la domanda che mi stuzzica sempre di più. Qual è la cosa più bizzarra che in tour è capitata ai Root Workers? Te la parola io. Allora è successo nella nostra prima trasferta in pratica, quindi andavamo da Porto Recanati a Milano in autostrada con la macchina strapiena di strumenti sfiniti, sudati, era quindi al ritorno
No, all'andata. All'andata. Okay. No, però era che mese? È luglio, era caldissimo, macchina piena, insomma è stato un viaggio veramente tragico. Arrivato il casello, dovevamo pagare, non so, 35-40 euro e il l'omino del casello non, per qualche motivo non prendeva il biglietto, non funzionava questo biglietto che dovevamo pagare. A un certo punto questo comincia a fare i complimenti alla macchina in cui viaggiavamo, alla macchina di Enrico. E noi gli dicevamo ok, però dobbiamo uscire dall'autostrada, facci pagare, dobbiamo andare, cioè eravamo anche in ritardo. E niente, questo probabilmente un po' imbevuta, continuava così. Sbronzo, sì, quindi, era sbronzo. Ah, il casellante sbronzo. Probabilmente molto sbronzo. Sbiascicato. Sì. E quindi ha detto, ma guarda, a me questo biglietto risulta pagato. Allora abbiamo detto, apri la sbarra allora. E quindi ha aperto la sbarra inaspettatamente e siamo andati. Con questo biglietto ancora ce l'abbiamo in sala prove. Mai timbrato, mai pagato. E questa macchina fantastica era mia, e che mia. Macchina la è? La Skoda Kamiq tra le più comuni al mondo, capito? Quindi era palesemente sbronzo. Il casellante ci stava provando, dai, ci stava provando. Sì, forte però. Comunque è stato un bel risparmio. Prima aspetta che fai, risparmi 43 euro, 45, boh, che per noi è tantissimo. Quindi è stata una bella esperienza, sì. Fantastico. Molto bello. Bene ragazzi, allora io adesso vorrei invece parlare un pochino delle nuove composizioni. So che avete state lavorando ai nuovi brani che andranno nel nuovo disco. Ora vorrei capire di quanti brani si parla, vorrei capire quali sono le tematiche che questi brani toccano. Insomma, dateci delle news a caldo su questo lavoro che vedrà allora, presto. Allora, per adesso siamo a 9 brani. Sì, 8-9 brani. Ancora quindi non abbiamo ancora, diciamo, finito il lavoro, però ci stiamo... siete un bel pezzo muovendo, sì. Per quanto riguarda i temi sono svariati come, penso, ogni album o testo scritto da me. Non c'è un tema fondamentale. Non c'è un filo conduttore. Non c'è un filo conduttore. Okay. Anche testi molto onirici, quindi molto che parlano di sofferenze la maggior parte delle volte, come il buon blues comanda, deve fare, insomma, certo. Sì. Ma anche di gioie, di altre milioni di cose, di suonare, di vicissitudini, esatto, vicissitudini e altre mille cose. Non c'è in realtà un dire facciamo un album che parla di questo, no, assolutamente no. Ogni brano è a sé. Ogni brano è a sé. Magari qualcuno legato c'è, però comunque più che altro di situazioni della vita che ti trovi davanti, quindi robe anche di amicizie, di tutto proprio. Non solo l'amore, sesso, droga e rock and roll, insomma, ma molto altro. Anche perché il blues, insomma. Sì, voglia. Se non è il blues a parlare, esatto, di vita. Esatto, e parla proprio. Cos'altro, esatto, dovrebbe fare? La tematica fondamentale è la vita. È quello. Sì. Poi sono novità molto più fresche. Raccontateci. Sono pezzi molto più freschi, insomma, cioè molto, un pochino più ricercati rispetto a quelli del disco precedente, forse. Okay. Sì, diciamo. Un po' meno monolitici, forse un pochino più frizzantini, un po' più, sì, volanti, insomma. Okay. Molta più maturità a livello compositivo, sì, pure secondo me, sì. Ma molta di più, cioè che un pezzo sta in sala prova e lo fai fino allo sfinimento, esatto. cambi questo, cambi quello, e poi non suona bene, quindi lo fai ancora, certo. Quindi è una cosa che prima, magari per un po' di foga, de fai i pezzi, de scrive, no? Dici ok, è finito, e poi... Che ne so, lo sento adesso e dico cazzo, c'è molto di più sto pezzo, insomma. C'è molta più dinamica adesso sui pezzi. Sì, c'è più... anche più feeling a livello di... Interplay. Sì, tra cioè, noi. Cioè. Comunque noi passiamo un sacco di tempo in sala prove, tanto. Magari rispetto al vecchio album, lì avevamo comunque una scadenza, dato che era il, certo, premio della vittoria, quindi... Anzi, l'ultimo pezzo ricordo che non era neanche finito quando eravamo in studio, abbiamo finito qualche giorno prima e poi registrato. Quindi adesso con più tempo, con calma, non ci abbiamo, insomma, limiti, al di là di quelli che ci mettiamo noi. Quindi
stiamo molto curando più i dettagli, magari dei pezzi, e controllando e ricontrollando che tutto sia il più a posto possibile. Quindi con più consapevolezza e più chilometri sulle spalle. Ma è un po'. Sì, sì, assolutamente. Fantastico. E, beh, allora ragazzi, io adesso, prima di farvi qualche altra domanda su questo lavoro che presto vedrà la luce, noi speriamo il prima possibile, se ci fosse la possibilità di sentire qualcosa, sarebbe veramente fantastico. Che dite? Un minutino. Vai, un accenno. Un minutino. Questa è dedicata ad Andrea, anche del che è assente. Ha scritto il pezzo, esatto. Ma non c'è oggi. Fantastico, in anteprima e mi sembra di capire in una versione acustica sì. Fatta apposta per l'astronave, ragazzi. Esatto. Noi vi ringraziamo di questo, grazie mille. Grazie a voi per l'opportunità. Allora, io vorrei prima di tutto capire un po' questo pezzo di cosa parla. Ah, questo in realtà è un testo scritto da Larry, in collaborazione. Nato per l'appunto da un riff di Andrea, e poi ci ho messo lo slide e ho cercato di eseguire una linea vocale che era lo slide, quindi forza di lavorare. Secondo me è un inno ai root workers proprio. Oh. L'inno a, cioè, quando l'ho letto quello che aveva scritto lui, è proprio. Boh, un dir grazie a tutto questo, dall'origine adesso, insomma, e a quello che verrà. E c'è anche un augurio al fatto che non debba mai finire, insomma. Quindi, secondo me, è uno dei pezzi clou del disco sarà, cioè uno dei pezzi che più sentirò a cuore. Fantastico. Assolutamente, sì, bello. Bel pezzo, cioè, è una cosa che mi premeva fa ringraziare i root workers per il tutto e ringraziarsi a vicenda, insomma. Certo, quindi ci sta assolutamente. Esatto. E qual è il titolo del brano? Allora, il titolo per ora è Thankfulness, però è in forze. Quindi non è il titolo ufficiale. Quindi diciamo. Non vi chiedo se l'album che ancora dovete registrare
nella vostra idea ha già un titolo e chissà, magari una copertina, insomma, non siete non così avanti con... Non siamo così avanti, no. Adesso siamo da sala prove ancora. Ok, ok. Molto da sala prove. Sì. Però mi dicevate che insomma questi brani li suonate già nei vostri live. Sì, qualcosina. Sì, qualcosina. Qual è la risposta del pubblico? Il nostro conto alla rovescia ci ha riportato con i piedi per terra. Bene. La navicella sta per partire, sta per partire. Bene. Però finite di raccontarci. Ma riscontro, secondo me è un buon riscontro. Buono. Abbiamo suonato a Venezia che mese era? Un mese fa. A febbraio. Okay. Suonato un bel centro sociale a Venezia, bel posto. Pienone, il scontro è stato una bomba. Anzi, fantastico. Le cose che dici, boh, sono qui in giro, magari non ce l'ho, sono in fuori. Bello, insomma, una bella soddisfazione. Bella soddisfazione. Beh, sì, grandissimo, certo. Assolutamente. Beh, sì. Ragazzi, noi qui, io personalmente, e sicuramente anche tutti i ragazzi qua all'Astronave, non vediamo l'ora di poter ascoltare questo vostro lavoro e di poterlo ascoltare appunto nella sua registrazione in studio. E io vi ringrazio ancora tanto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E ringrazio ovviamente come sempre tutti i ragazzi qua dello studio che permettono la realizzazione di questi contenuti e ringrazio tutti voi che ci seguite sempre più numerosi. Che dire? Alla prossima, ciao a tutti!